Salve a tutti e benvenuti sul canale Tessiland. Io sono Andrea e questa è la rubrica del Come fare. Oggi parliamo di un attrezzino che è fenomenale, il Punch Needle. Quindi veniamo subito al dunque nel parlare del Punch Needle della Prim. Vediamo come si presenta. All'interno della confezione voi troverete tre aghi di diverse misure, il punch needle e il libretto delle istruzioni, dove all'interno troverete, eccolo qui, l'infila aghi, cioè quindi questa parte qua. Ma vediamo subito come agire per poterlo montare. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare, dobbiamo svitare il nostro punch needle. Dopo averlo svitato, all'interno di questa bustina, come abbiamo detto prima, vi sono, eccoli qua, tre aghi. Questi tre aghi hanno delle misure differenti, quindi sono da 1,3 mm, 1,6 mm e 2,2 mm. Questo dipende da quale filo volete utilizzare per la lavorazione. Facciamo conto che noi vogliamo utilizzare il più grande, ed eccolo qui. Quindi, mi raccomando, metteteci sempre le coperture perché sono molto affilati. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare, prendiamo la base alta, inseriamo il nostro aghetto in questo modo. Dobbiamo girarlo semplicemente in senso orario. E poi rinfiliamo e avvitiamo. Perfetto. Arrivati a questo punto, prendiamo il nostro infilaghi, lo inseriamo dalla parte dell'ago e lo tendiamo verso l'esterno, in questo modo. Prendiamo il nostro filo, io in questo caso utilizzerò un Iggy, semplicemente per farvi vedere come giustamente viene, perché è un po' più grandicello. Lo inseriamo all'interno del tiraghi, tiriamo il tutto e lo facciamo uscire dalla punta. Ora stacchiamo questo. Nella parte dell'ago dove c'è il buchino, inseriamo un'altra volta il nostro infilaghi, mettiamo all'interno il nostro filo. In questo modo, perfetto, e tiriamo facendolo uscire da quest'altro lato. E il nostro punch needle in questo momento è pronto. Ci sono alcune cose che bisogna guardare, che sono questi numerini che ci sono all'interno e danno la possibilità di allungare o accorciare il punto nella lavorazione. Ma adesso lo vediamo subito nel dettaglio. Ci sono altri attrezzini che possono essere utili e che bisogna utilizzare. Io qui già avevo fatto la mia prima prova. Questo attrezzino qua, che sarebbe un telaio, che serve per inserire all'interno un qualsiasi tessuto. Io farò una prova un po' estrema, diciamoci la verità, perché è su un tessuto di juta. Mi aiuterò anche con una spugna, questa è una spugna sempre della Prime per poter infeltrire, che è molto molto utile e l'ho provata proprio in questo mio piccolo esperimentino che ho dovuto fare. Vedete, io appoggio, inserisco all'interno il tessuto nel telaio, tiratelo bene 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 e stringetelo ancora meglio. Poi inserite qui sopra, prendete il vostro punch needle. La cosa più importante in questo momento è avere il filo che deve essere molto morbido. Non fate mai che il filo sia teso, perché succede che non viene tirato bene. Ora inserite all'interno, alziamo in questo modo e tiriamo il filo dalla parte esterna. Io utilizzerò quasi la misura massima per fare questo mio primo progettino, per farvi vedere cosa esce. Quindi
Nel momento in cui poi tirate su, il buchettino deve essere di fronte a voi o in linea del lavoro e punziamo. Andiamo ancora e andiamo avanti. Non alzate molto il punch needle dal tessuto, tenetelo sempre bello in modo che deve essere morbido il filo e tendete. Tiriamo, procediamo. Vi farò vedere una cosa: se per caso questo giro che adesso andiamo a fare con la P, andiamo qui, vedete qui, non vedete che era teso? Guardate cosa succede sotto. Il lavoro non esce. Quindi questo non è il modo corretto di utilizzare il punch needle. Quindi ritiriamo tutto fuori. A questo punto vi conviene sempre tagliare l'eccesso del filo già riutilizzato. Rimettiamo il filo in modo morbido, perché questo è un punto proprio fondamentale. Io ho fatto diverse prove e ho capito che questo era il punto che sbagliavo sempre. E adesso lo incomincio da un'altra parte. Incominciamo da qua. Tiriamo sempre il nostro filo sotto, in questo modo. Riappoggiamo il nostro telaino col telo bello teso. Il tessuto deve essere sempre teso. E riandiamo a punzecchiare. Diamo la morbidezza, punzecchiamo e andiamo avanti. È molto, ma molto semplice effettuare. Certo che devo dire che la cosa che mi ha aiutato di più è stata la spugna. Ora andiamo a girare. Quando giriamo dobbiamo tenere l'ago, fare una piccola rotazione in modo che il punto sia sempre di lato. Lo vedete qui? Quindi andiamo a ripunzecchiare e procediamo. E soprattutto dobbiamo sempre infilarlo fino in fondo. Come vedete, io qui ho fatto un salto in questo punto qui. Ho fatto un salto per farvi vedere poi sotto cosa succede. Allora io procedo ancora. Benissimo. E procediamo ancora di questo lato. Quando arriviamo al fine del nostro quadratino, alziamo il tutto, teniamo teso questo filo e lo tagliamo in questo modo. Ed ecco qui il nostro ricamino. Questo ricamino può essere fatto anche al contrario, perché questo ricama sulla parte avanti, e in più potete fare anche un altro modo di lavorazione, che è quello a più punti. Ora ve lo faccio vedere anche questo. Prendiamo sempre questo lato qua. Cosa vuol dire più punti? Posso andare un poco più lontano, quindi riprendo sempre il mio punto, lo tiro, riposiziono il mio telaino in modo da essere bello fermo fermo. Più fermo è, più rigido è la parte del tessuto, più sarà facile per voi fare questo gioco. Vedete, io sono saltato fino a qua. Ora vado qui, così, giro il mio ago e lo passo qua. Ora da qua giro il mio ago, faccio quest'altro punto e lo passo fino a qua. Quando devo salire devo stare attento, qui devo girare l'ago, punto sul mio puntino che c'ho e lo giro fino a qua, punto e lo giro. Questo modo di lavorazione è un modo che si utilizza per fare la maggior parte le foglie o i fiori. Questo è un modo, e vedete dietro come viene tutta questa particina così, che sarebbero dei piccoli boccoli che poi si possono tagliare e far uscire, in poche parole, il lavoro dalla parte alta. Una cosa che però ho notato nel momento in cui noi andiamo a fare questo progetto: se questo tessuto sotto
viene sempre messo sotto pressione, o in questo caso viene fatto in questo modo, tende a purtroppo a sfilarsi. Quindi io consiglio sempre di fare il proprio progetto e poi si passa nella parte posteriore, dopo aver tagliato tutti i piccoli filettini che ci sono in eccesso, come in questo caso. Benissimo. Si passa con della colla sempre per tessuto, con la, ad esempio la Gutermann, che abbiamo comunque per tessuto, che rende molto morbido e non dà mai rigidità. Ora, che dire, il lavoretto è semplice, il punch needle si può utilizzare, ma prima di salutarvi vi voglio far vedere cosa ha creato mio figlio per la festa del papà. Ecco qui, col punch needle insieme al feltro e al pannolenci. Così ha detto papà, non perdi più i tuoi accessori. Come avete ben visto, utilizzare il punch needle davvero è facile, facile, facile. Se vi è piaciuto questo piccolo tutorial spiegativo su questo punch needle, mettete un pollice in su, iscrivetevi al canale e soprattutto seguite le altre rubriche Tessiland News, Tessiland Condivision, TikTok, Facebook e chi più ne ha più ne metta. E io con questo dolcissimo regalino da parte di mio figlio auguro a tutti i papà tanti tanti auguri e sicuramente ci vediamo alla prossima. Ciao!